Sono Fesso Giannizio, benvenuti nelle mie cucine. Oggi vi insegno a preparare dei muffin utilizzando questi, degli stampini marchiati Happy Casa. Di che cosa abbiamo bisogno? 300 g di preparato di farina e lievito. Poi abbiamo bisogno di 100 g di burro sciolto o usi in forno microonde, due uova, poi abbiamo bisogno di 100 g di zucchero, 100 g veramente di cucchiaio, non fa niente, due cucchiai anche di cacao. Io acquisto quello di arrostino, anche se la copia costa di meno. E poi abbiamo bisogno di 80 g di latte. Innanzitutto prendiamo una terrina e ci versiamo il nostro preparato. Ci aggiungiamo gli altri ingredienti, quello dello zucchero e il cacao. Dopodiché due uova. Procediamo con il burro e infine gli 80 grammi di latte. We put some jelly on the side. We have to tally. Con una frusta amalgamiamo omogeneamente gli ingredienti fino a ottenere un bell'impasto. Ci scrive la nostra telespettatrice Angela da Taranto suggerendoci un po' di latte qualora il pasto fosse denso. Lei lo fa sempre a casa per il suo mimo, così l'impasto è semplicissimo. Una volta che avremo ottenuto questa consistenza, possiamo versarlo nei nostri stampini. Per questa operazione aiutiamoci con un mestolo. E voilà, il risultato dovrebbe essere più o meno questo. Inforniamo adesso i nostri stampini, i nostri muffin, in un forno che abbiamo già acceso a 170 gradi e li terremo per 45 minuti. We have totally heads and soul with bread and butter. Io però li avevo già preparati per farveli vedere. E quando lo tutto era bello, questo è il risultato finale dei nostri muffin. Cotto? In the pot we got tomato, in the dish we have spaghetti.